Good morning, roleplayers! E benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche giochi di ruolo. Ieri, prima di lasciarci, vi avevo fatto una promessa. Ti avevo promesso che avrei parlato di vestiti e tutto. Ma penso che dovrò rimandare perché ieri mattina, poco dopo il Good Morning Roleplay, c'è stato un bel movimento sul gruppo di Telegram dell'ordine di qualche diverse centinaia di messaggi che insomma parlavano un po' di teoria, soprattutto di agende creative e teoria forgita. E c'è stato un tafferuglio incredibile su le definizioni, e qua e là, e su e giù, sinistra e destra. A parte, diciamo, la mancanza di un linguaggio comune, perché The Forge è necessariamente un linguaggio complesso. E seppur molto semplice nei concetti base, in realtà comunicare in forgita è complesso e soprattutto è qualcosa di sufficientemente vecchio che molta gente non sa neanche come utilizzare correttamente queste teorie, queste informazioni nella loro definizione più profonda, più intima. E quindi è difficile riuscire a stabilire un dialogo effettivo anche tra persone che sanno con precisione di che cosa si sta parlando. È semplicemente complesso. Però c'è da fare un pensiero, lo faccio come game designer questo pensiero. E il pensiero è molto semplice, cioè qualcuno diceva la teoria forgita è vecchia e non si riesce più ad incastrare con la realtà odierna. Io credo che questo sia in gran parte vero, cioè The Forge faceva i conti con un mondo senza The Forge, quindi doveva ridefinire il concetto di teoria del gioco, doveva esprimere un modo di giocare diverso, voleva dire partiamo prima di tutto da che cos'è il giocare e come lo si può analizzare, ma solamente il giocare, l'atto di giocare. Non parliamo di massimi sistemi, non parliamo del sesso degli angeli come si faceva moltissimo, perché in teoria tutto è possibile, no? E quindi la teoria del gioco di ruolo era fruitful void, chiacchiere senza implementazione vera poi al tavolo. E partiamo dalle persone che si trovano al tavolo, parliamo di contratto sociale, parliamo di come e perché queste persone si siedono al tavolo. E questa è stata la rivoluzione. Oggi, che The Forge è chiusa da anni ormai, da 5 anni mi pare, e più di 5 anni. Oggi che The Forge è chiusa da più di 5 anni e ha detto andate e moltiplicatevi, cioè andate, create i vostri piccoli focolai, evolvetevi, fate qualcosa di nuovo perché qua l'aria comincia a diventare stantia, ci sono stati diversi giochi che hanno preso direzioni nuove. Nello specifico si parlava di Dialect, un gioco che a quanto pare, ho schivato per un periodo, a quanto pare non è possibile veramente incastrare con estrema precisione all'interno della teoria forgita. O meglio, le esperienze di gioco al tavolo che emergono non permettono di assegnare alle possibili creative agenda uscite, anzi alle effettive creative agenda uscite giocando, una delle tre tipologie del Big Model. Ma io dico, perché? Perché stiamo ancora parlando di big model? Cioè, pure io ogni tanto me ne vengo fuori con qualche frase. Certo, ho passato il periodo quello d'oro del big model, o meglio, ho passato il periodo finale d'oro del big model, l'ultima spinta, prima che tutto quanto venisse chiuso e archiviato. E cioè, è una teoria effettivamente vecchia, i giochi
hanno fatto un'evoluzione e si può guardare oggi al big model così come si può guardare a un vecchio libro di anatomia. Certo, tutto vero, perché a meno che non si parli di un libro del 700, il corpo umano non ha fatto grandi evoluzioni, ma la scienza sul corpo umano ha fatto passi avanti. Se si apre un libro di anatomia anche solo di 30-40 anni fa, io sono piuttosto convinto che troveremo meno cose di un libro di anatomia di oggi. E allo stesso modo il big model non è inadatto come strumento teorico, è semplicemente non è più a spasso col non è più al passo coi tempi, perché non è più adatto ad effettuare quell'analisi che ci serve, perché i giochi nuovi non sono più perfettamente incasellabili in quella struttura là. Ma quindi io dico, ma perché continuare a ravanare su sta cosa? Perché non si fa un passo avanti? Perché non si comincia a parlare di qualcos'altro? Soprattutto in Italia, perché all'estero in realtà qualcosina c'è. Perché non si parla di una nuova teoria se c'è da farla? Perché non è necessario che ci sia una nuova teoria da fare? Magari è sufficiente così, cioè non c'è altro. Perché non si evolve qualcosa di nuovo? Cioè, quello che voglio dire io è, pure io ho provato a buttare lì qualche concetto, non ho ancora avuto il tempo di concretizzarlo. Ma a parte questo, cioè, c'è gente che sicuramente ha avuto il tempo e il modo di esplorare nuovi orizzonti. Fatelo sapere. Se hai esplorato un nuovo orizzonte del gioco di ruolo, perché non l'hai detto ancora? Cioè, fallo sapere, perché è importante. Ma soprattutto bisogna cominciare a parlare una nuova lingua, perché appunto ci sono giochi come Dialect, per esempio, a quanto pare, che non sono più incastrabili così come ce lo si aspetta in una teoria, diciamo, forgita, preforgita. Cioè, ci vuole un nuovo strumento di analisi. Ecco, ho detto la mia da bravo game designer appassionato. Ora, dimmi che cosa ne pensi di questa cosa, dimmi cosa pensi della teoria dei giochi di ruolo, ma soprattutto se c'è bisogno di un nuovo strumento veramente, perché magari non c'è, magari fine, andiamo avanti e non abbiamo ancora raggiunto quel famoso punto di saturazione dove andare avanti un po' a braccio, un po' per sapere personale, non rende più così bene come è successo prima di The Forge, dove il gioco di ruolo era saturato su un unico concetto, ma in realtà ce n'erano molti altri nascosti, c'erano tanti giochi che venivano snobbati solamente perché non avevano determinate caratteristiche, e adesso invece sono, non dico glorificati, ma quantomeno sono messi nel posto dove devono essere, tra quello dei giochi di ruolo e non tra il giochino del cazzo che nessuno si frega solamente perché non ci sono i punti ferita e non ci sono le stat. Bene, e oggi ho parlato anche abbastanza e brontolato anche abbastanza. Fammi sapere che cosa ne pensi. Se non succede niente di eclatante, domani parleremo di vestiti e tute. Ma io non voglio fare pubblicità a Dolce Gabbana o cose simili. In realtà è una metafora per spiegare qualcosa sempre riguardo al gioco di ruolo, sempre riguardo alla teoria del gioco di ruolo. E quindi noi ci sentiamo domani mattina e che tu sia ex forgita oppure no, rock and roll play, perché è giusto così.